Ragazzi, buongiorno. Non è MG e non è DR. A questo giro abbiamo una bella Jeep Compass 4x2 Hybrid. Hybrid. Vero Marco? Plug-in. Plug-in. Marco, l'hai ritirata quando? Ieri sera. Ieri sera. Ragazzi, ieri sera l'ha presa, ma noi eravamo già d'accordo settimana scorsa. Esatto, ancora che non l'avevo presa. Ancora che non l'avevi presa, già aveva preso la prenotazione per montare il pedal sprint. Esatto. Io ho dei clienti che sono fantastici, ragazzi. Quindi, niente, montaggio, abbiamo fatto una cosa veloce, abbiamo fatto già l'installazione sul telefono di Marco. Gli stavo spiegando due cose, che ovviamente vi spiego le cose più dettagliate quando siete qua di persona. Sono delle cose che vi dico a voce. Certo. Perché sennò il video diventa veramente lungo 40 minuti e non mi sembra il caso, però quando mi contattate al telefono o venite qua a montarlo ve lo spiego. Okay. Vi spiego tutto nel dettaglio. Ragazzi, sono la macchina è... Esatto. Marco, la tua è un 1.3, giusto? È un 1.3. 190 cavalli. 190 cavalli. Quindi un motore elettrico accoppiato al motore termico. Esatto. Tu l'hai provato e dici, cavolo, Jerry, già cammina però. Sì, già è una macchina, non è ferma. Già una macchina brillante. Brillante, però... ragazzi, facciamo un giro, già Marco. Che facciamo ci siamo. Già che ci siamo. Cioè, bella, bella, ragazzi. L'avevo già fatta questa, Marco, infatti tu hai visto il video di quell'altro, sì, di Simone. Che è identica alla mia. È identica alla tua, cambia solo il colore. Cambia il colore e ho detto, perché non farlo? Limited, uguale, stesso allestimento. Uguale, preciso. Ma è una bomba, ragazzi. Marco, l'unica cosa che ci tocca fare adesso è andarla a provare. Proviamo. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. E la differenza è che c'è una lineetta blu e si capisce che è hybrid, anche sulla scritta Jeep. Eccoci qua. Allora, spegniamo la radio, Marco, così non abbiamo il copyright. Ecco fatto. Oh, cintura. E siamo pronti, in partenza via. Ragazzi, questa c'ha... Quelli veri. Questa c'ha 3000 settaggi. Sì, guarda, non ho ancora... Tu ancora... la devi ancora studiare, sta macchina. Poi di qua ti dico soltanto che ha un manuale di istruzioni. Sì, esatto, ibrido elettrico e quello salva e ricarica la batteria, quella grossa, quella elettrica. Okay. Ti dico solo che c'è un libretto di 530 pagine. La Divina Commedia, niente. Complimenti, auguri. Sì. Quindi, armati di... Dovrebbe essere già acceso. Ma... Era già acceso. Sì. Sì. Talmente. ragazzi, nuovissimo. Ok. Ok. E questo l'ho inserito. Perfetto, andiamo. Allora, il telefono di Marco è qua. Sì. Qua siamo spenti, signori. Adesso lei parte, comunque parte in elettrico e poi dopo ovviamente schiacciando un po' di più, perché noi siamo in ibrido così. Esatto, schiacciando dovrebbe entrare. Entra motore termico, motore sì. Motore termico. Perfetto. Ragazzi, quindi non avete paura, plug-in, hybrid, elettriche. Vado adesso, Sì, facciamo prima, dai, facciamo prima. Ok, perfetto. Dritto, dritto. Così noi siamo completamente elettrici. Finché non... Forse è partito. Adesso sì. Guarda. Prendi un pelino. Ok. Accelera. Così te l'ho messo in comfort. L'ho inserito adesso? Sì. Già ho sentito... Qua andiamo ancora a sinistra. Già hai sentito la differenza. Un attacco diverso. Diverso. Sì, sì. Adesso te lo lascio un pelo così, per un po', così... Tanto tu da ieri oggi hai capito, cioè sinistra ancora, sì, come va la macchina, dai. Sì, quello sì, l'ho provata anche bene su queste strade un po' libere per fortuna. Ok, così noi siamo in comfort, siamo così. Così è comfort. Così è comfort, sì. Però mi sembra che risponda anche meglio alla marcia, un po' più anche... Ti aiuta anche nel cambio marcia, migliora anche, che non c'entra niente, però migliora anche il cambio. Anche il cambio marcia, sì, esatto, molto più morbido, molto più deciso nell'inserimento, non ha quel lag, quell'attimo di incertezza, ecco. Esatto. Lo va a togliere. No, l'ho sentito, cioè, si sente proprio. Si sente. Non è che si sente, si sente. Marco, ti posso riprendere o ti lascio così? No, lasciami così. Ti lascio così. Già che parli, va benissimo. Sì, già... va benissimo così. Andiamo dritto. Okay. Allora, guarda, adesso siamo così e te l'ho spento. Adesso è spento. Adesso è spento.
cioè vedi quel, quel laghettino. Sì. Adesso rimani ancora così accelerato. Così è sport. Questo è sport. Questo è sport. Tu fai conto che poi hai tutte le... Io hai tutte sono le... sport, però... Tu sei in auto qua. In automatico. Tu potresti mettere poi sport la macchina, sport qua. No, posso dire una cosa. Sì. È meglio del suo sport, perché il suo sport... Questo è del pedal sprint? Sì, esatto. Per farlo entrare la... Insomma, la spinta, per far entrare la spinta, devi premere proprio a fondo. Ah, sullo sport della macchina. Sullo sport della macchina. E invece con lo sport del pedal... Mentre qua è più brillante, però anche una cosa più rilassata. Sì. Capito? Non ti dà quella botta subito, però premendo il pedale a fondo. Invece già premendo appena appena questa... Va via. Oh. Tu la senti più liscia la macchina? Più, la sento più liscia, sì. Più libera. Più bella da guidare. Più bella da guidare, perfetto. Esatto. Adesso facciamo poi questa così. Non è una macchina, diciamo... La macchina anche comoda. È comoda, cioè non è che la macchina da fare le corse, ecco. Non è la macchina da fare le corse. Però la differenza tra avere il pedal sprint e non averlo è quello che sta dicendo Marco adesso. Sì, è una guida anche è sport adesso. Sì, sì, guarda. Però è leggerissimo il pedale, appena lo tocchi risponde. Risponde, esatto. È più piacevole. Ragazzi, sta dicendo tutto lui. No, è no, la verità. Noi ci conosciamo da poco. Da quanto? 10 minuti? 10 minuti. 10 minuti, sì. Non sono qui. Esatto, esatto. Dico proprio, no, molto meglio, molto meglio. Quindi io posso lasciarla in auto. Tu lo puoi lasciare in auto e sport qua. Adesso ti faccio fare una partenza e poi ti faccio provare anche il race per farti vedere la differenza. Dopo tu puoi fare tutte le combinazioni possibili. Sì. Con la macchina, con il pedal sprint. Il race decolla sta macchina. Il race è un bel andare. Senti che premuto a fondo. Eh sì, perché eri abituato a prima. Esatto. Che dovevi schiacciare di più per avere un attimo di prestazione in più. Esatto. Andiamo a sinistra. Scusami. Sì, sinistra, tutto sinistra. Invece adesso ti tocca schiacciare meno pedale e sei molto più veloce. Assolutamente sì. Sinistra ancora sinistra ancora, andiamo giù dove c'è il distributore. Ok. Di qua a destra, qua dentro. Quindi adesso cosa facciamo con Marco? Adesso lui rimarrà accelerato così costante, glielo spengo, così è spento, così è tornata originale. Si è seduta subito, sì. Dice, cavolo, 190 cavalli, ma ragazzi, ma cambia radicalmente la sensazione nella guida, cioè... Dovete veramente provarlo, perché è dirlo a parole è difficile. No, provare. Devi provarlo. Adesso lui rimane così. Sì. Race. Vedi, è partita. La Madonna. Ha già fatto due cambi marcia. No, ma come allunga? Cioè, no. Dai, già poi questa cammina, Mi faccio paura da solo. Faccio paura. Per dire. Adesso facciamo una prova giusto per fare tutte le prove, Marco. Io te lo spengo. Quindi. Tu mettila in sport. Sport così. Così okay. Noi siamo in sport. Esatto. L'hai cambiato, c'è la bandierina, scacchi, esatto, ragazzi. Esatto. Da sport. Così lui. Così tu sei in sport. Sono provala in sport. Così vedi la differenza. Ok. Okay. Rallenta un attimino che tanto dietro non c'abbiamo nessuno. Perfetto. Adesso riprendi a accelerare. E siamo in. Hai visto che roba che fa? Decolla. Cioè, è un triplo sport di questo. Decolla? Sì. Oh, e qua siamo in sport. E ho toccato poco il pedale. Hai toccato poco il pedale. Ma per pochissimo poco. Adesso lo spegniamo, visto? Boom. Si è atterrata un'altra volta. A fare sport e race. E race. Facciamo adesso. Ah. Stai accelerato? Race, ragazzi, è sport. Questo è il massimo che puoi avere in prestazione. Cioè, due accelerati gli siamo sotto. Che figata! Che figata! Sì, che figata. Ragazzi, è bellissimo. Che figata. No, io amo e sposo questo prodotto e ti raccontavo. Giriamo qua a destra, non la prima, ma la seconda. La seconda a destra? La seconda, sì. Non questa. Questo qua. Adesso falla proprio piano. Entra dentro l'adagio. Perfetto. Accarezza il pedale. Parte su. E poi come gli dai gas, boom, ti attacca al sedile. Sembra veramente un'altra ti attacca al sedile? Sì. Bello. Adesso ti faccio fare una partenza da fermo, qua andiamo a destra.
questa sgomma adesso. Hai voglia? Questa sgomma si impenna. Allora, dove vado? A destra, sì sì. Quanta bella campagna qua. Sì sì, qua siamo in mezzo alla campagna. Vado? Ragazzi. Vai, vai, tira, tira, vai. Fai la prova. Dai. Mamma mia. Ragazzi. Mamma vedi come mia. Ti cambia il cambio marcio, com'è bellissimo. È bellissimo questo cambio. Cioè, è... cioè, migliora tanto. Tu non so se hai inquadrato il contachilometri. No, non lo prendo perché sennò ci riprendono sui commenti. Hai fatto bene, non lo dico allora. No, non dirlo, non dirlo. Eravamo a 75. Così, così. Questo, no, questa dico. È la velocità. No, lo dico. Sentivate l'ululare, ma. Sì, ma non era. Ma non eravamo forti. Era un Lamborghini. Era dietro, quella dietro. Che voleva passare. Però hai notato che. Eccezionale. Marco, quello che ti dicevo prima, che sono 7 anni che lo vendo, sono 7 anni di soddisfazione. Ci credo, hai sposato pieno la causa. Il pedal sprint. Si è sposato in pieno. No, adesso sono in race. Sì. Eppure se tu la vuoi guidare se in tu maniera la guidi, morbida così, rimane... in race va benissimo. Adesso, facciamo, la marcia è lunga. Facciamo un'altra prova, rimettila in auto. E io ti faccio fare una prova stranissima, te la metto in eco più. Questo è per risparmiare benzina e corrente. E corrente. Così certo. La macchina ti rimane molto più morbida. Sì. Perditi in paese, dentro Milano, perditi esatto. In paesi grossi dove c'è semaforo. Ecco, dove non hai bisogno di prestazione. No, assolutamente. Tu la metti quelli, in eco più o addirittura in eco normale. Eco più. Eco più, la differenza tra. È ancora più morbida con eco più. Eco di meno, eco più, poi c'hai comfort, sport e race. Ragazzi, eco più è questo. E tu mi dici che anche. Guarda, te la lascio un attimo così. E questo poi cosa fai? Questo poi lo metti qua, in carica, lo puoi spegnere, lui rimarrà sempre così settato anche se accendi e spegni la macchina. L'app non devi più aprirla. Okay. Cioè l'ultima impostazione che tu hai lasciato rimarrà sempre quella. Sempre quella. Andiamo Marco. Ok. Vedi adesso. Dritto, destra. Destra. Adesso tu bevi sciolto, tranquillo. Senti, non parte neanche il termico. È vero? È elettrico così. Siamo in elettrico. Cioè, ottimo, bellissimo. Sì. Tu vai via 50 all'ora in elettrico in paese, sei una figata, non usi neanche il termico. Prova. Però va. Cioè, però non è. No, il pedale è sempre migliorato. Infatti, lo sto toccando. Appena. È una figata. Molto soddisfatto, devo dire. Sì. No, davvero. Marco, è per quello che sì, dico sempre. Però la macchina. Risponde subito. E siamo in eco più, cioè per ragazzi, cioè, più di così. Marco, quello che dico sempre nei video, ragazzi, venite a provarlo perché non dite che il prodotto non funziona, perché abbiamo fatto 250 video, destra, e ogni cliente a sé, cioè non è che è lo stesso cliente con macchine diverse, no, sono macchine diverse con clienti diversi. Esatto. Cioè io e Marco ci conosciamo veramente ormai da un quarto d'ora. Siamo già diventati amici. Siamo già diventati amici, ragazzi. Grazie al pedal sprint. Sprint. Marco, rigiriamo a destra. Così entri nel provinciale e provi a dargli un po' e vedi come si comporta in eco più. Esatto. Se schiacci di più parte ovviamente il termico. Io adesso provo. Però siamo in eco più, la macchina comunque risponde, capito? Subito. Cioè. Questa te la metto qua, guarda, quella più bella era, te la metto in sport, così, tutta la rotonda giriamo indietro. Adesso mi hai messo in? Sport. E in auto con e la macchina. Automatico. Sì. Sì, perché race è micidiale. Race è micidiale. Questo. Appena toccato, Marco, entra qua a destra. Facciamo la chiusura del video qua dentro. Penso che è lì che c'è il risparmio. Bravissimo. Appena è quando sei troppo lo molli. Esatto. E la macchina scorre. Esatto. E tu praticamente fai chilometri, cioè scusami, fai metri, non chilometri, non esageriamo. Fai metri risparmiando. Ok. Marco. Eccoci qua. Perfetto, siamo ritornati. Ragazzi, adesso vi faccio uno spoiler. Eccola lì, ragazzi. Questa l'ha ritirata ieri. Trattoria contatto a Inzago, Francesco e Mary, ritirata ieri, gli monteremo anche quella a pedal sprint, quindi video a breve anche del Ford Ranger, spettacolo ragazzi, che macchinone.
Torniamo a noi, Marco. Ok. Allora, il pedablocco non te lo posso far vedere perché la macchina è elettrica. Perché anche se tu schiacci il pedale, la macchina non accelera. Ok. Però se te la vogliono rubare... Anzi, no, mettiamolo. Guarda. Telefono. Aspetta, se riusciamo a tirarlo fuori. Aspetta. Sì. Aspetta, qui. Ok. Allora, Marco. Porca miseria, Jerry. Cosa ti ho messo dentro? Facciamo così. Ti do il telefono a te. Sì. Allora, Marco, metti il pedablocco in alto a sinistra. Questo? Sì. Tutto colorato, così è acceso il pedablocco. Adesso tu prova a metterti in P. O in D. Dove vuoi? Scusami, in D. In D. Per andare avanti. Lei va avanti piano. Sì. Anzi, metti la R. Però non accende. Cioè, più di così non va. Più di così non va? No. Cioè, perché è... ovviamente è automatica, lei comunque se tu le metti una marcia lei si sposta appena, ma se schiacci il pedale acceleratore non accelera. Aspetta, prova, ma metto in D adesso. Mettilo in D. Ok, visto? Sì, non va, cioè va va passo d'uomo. Va passo d'uomo ovviamente perché è automatica, se fosse stata manuale non andava proprio. In marcia praticamente la cambia automatico col pedal sprint inserito, se tu gli metti dentro la marcia lei si muove a passo d'uomo. Te la rubano a passo d'uomo. Ecco, te due cazzarola vanno. In bici sei più veloce. Prendiamo, metti pure in P. Perfetto. Tu spegnerai la macchina, te ne uscirai, ti farai i fatti tuoi. Okay. Rientri, metti in moto la macchina così. Sì. Ok. E poi schiacci, apri l'app, disinserisci e ritorna in sport. E ritorna in sport dove eri prima. Dove ero prima. Finito. Perfetto, bene. Eh? Sono soddisfatto e contento. No, dammi la mano. Grande Marco, grande, grazie per avermi scelto. Grazie a te. Aver scelto Pedasprint. Grazie a te. E non è detto che non lo metta anche su una bellissima Audi Cabrio. Aspetta, di che anno? 96. Non si può. Peccato. Quella c'è ancora il cavo. C'è ancora il cavo. Peccato. Perché quella lì, al vecchio cavo acceleratore lì non possiamo andare ad aggiungere. Non si può fare niente. No. Peccato, perché aveva bisogno. Se fosse stato, per dirti, tu che macchina da 4, Cabrio? No, è proprio la Cabrio del 96, che è molto molto bella come macchina. Però mandami la foto. E ti mando la foto. O ce l'hai già sul cellulare, poi me la puoi vedere. No, va bene. Comunque Marco, ti devo mandare io le foto a te della macchina che ho fatto prima. Ok, perfetto. Con i copri targa. Ragazzi, abbiamo fatto un po' di chiacchiere noi. Grazie mille Marco per avermi scelto. E sei già iscritto al canale sicuramente. Campanellina e ovviamente ragazzi, quando sarà online il video, condividete. Amici che hanno la stessa macchina o macchine ibride o plug-in, sappiate che il Pedasprint si può installare su tutti i tipi di auto. Sì. Iscrivetevi su YouTube, e ovviamente TikTok, Instagram e Facebook, siamo dappertutto. Marco, grazie e grazie alla te. Prossima, ci perfetto, risentiamo. Perfetto. Grazie ragazzi, ciao, alla prossima, ciao.